tanto per ricordarvelo, in un periodo di circa 300 anni, la Palestina, la Terra Santa, si divise in due regni. Era un territorio piccolo, come più di una volta abbiamo detto, grande quanto la Sicilia, però verso l'anno 950 avanti Cristo, si capisce, ci fu una divisione, come capita al giorno d'oggi anche nelle democrazie, all'interno dei partiti. C'è stata la scissione con Renzi qualche anno fa, adesso c'è quella del Movimento 5 Stelle, dove ci sono uomini e ci sono interessi o sete di potere o gelosie, è facile che ci siano delle divisioni. E a un certo punto questo piccolo regno si divise in due. Capitale del regno del nord, quello di sopra, diventò Samaria, e non andavano quelli del regno del nord, che si chiamava il regno di Israele, l'altro si chiamava il regno di Giuda. Quelli del nord del regno di Israele non andavano a Gerusalemme a pregare, ma si fecero un luogo sacro per conto loro, scegliendo come sede Betel, che era, diciamo, un luogo dove Dio era apparso molti secoli prima a Giacobbe, e Giacobbe proprio battezzò quel luogo Betel, che significa casa di Dio. Evidentemente in questo luogo, in questo santuario, c'erano dei sacerdoti, c'erano dei profeti, si svolgeva un culto, né più né meno come a Gerusalemme. Se non che Dio non si rassegnò mai a questa divisione, per cui capitava che sorgevano dei profeti mandati da Dio sia al nord, Osea per esempio era un profeta del nord, sia al sud, tanti profeti furono al sud, sia anche qualche volta che qualcuno dal sud, dalla Giudea, veniva chiamato ad andare a predicare al nord. È il caso del profeta Amos. Forse pochi di voi avete letto il libro del profeta Amos, ma vi consiglio di farlo, ve lo lascio come compito di casa. Non è un libro lungo, è un libro però forte e veemente. Amos fu un profeta che non aveva una grande cultura, era un contadino, coltivava dei frutti che si chiamano sicomori. Dalle nostre parti non esistono, ma in Palestina è un frutto frequente. E pascolava il gregge, faceva il pastore e il contadino. Fu incaricato di andare a predicare al regno del nord, un estraneo. C'è quando un fenomeno antropologico paradossale, ma presente, c'è quando un estraneo che arriva viene accolto con molto senso di cordialità, sia Marineo, io sono originario di Marineo, sia Villabate, dove attualmente ancora abito, si diceva Marineo è un paese di sani, nel senso che chi viene da fuori
viene trattato meglio, ma anche Villabate a sti giri. Villabate è un paese del sangue. Ma c'è invece quando si ha nei confronti di chi viene da fuori, specialmente se non si fa i fatti suoi, e ora vediamo che significa farsi i fatti suoi, viene rigettato come un corpo estraneo. Il rigetto che avviene quando si fa un trapianto. Amos, chiamato da Dio a predicare al Regno del Nord, andò a, come dire, a trovare il nido delle vipere, perché andò proprio nel Tempio di Betel con i sacerdoti di quel santuario del nord opposto a quello del sud, a predicare, e a predicare non cosucce, a predicare che la ricchezza che possedevano il re, i suoi notabili, compresi gli uomini della classe sacerdotale del Tempio, non si confaceva alla parola di Dio, e che il volere di Dio era che chi aveva e possedeva ricchezze le partecipasse ai poveri. Quando i ricchi si sentono toccati nelle tasche, diventano animali e vipere. Difficilmente capiscono che chi dà loro un suggerimento di maggiore generosità, di maggiore apertura, di maggiore aiuto nei confronti dei poveri, a cominciare dai loro dipendenti, quante ingiustizie nel campo dei compensi ai dipendenti. Vi ricordo che l'antico catechismo di San Pio X, che adesso purtroppo è trascurato, diceva una cosa terribile, che ci sono quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio: omicidio volontario, peccato impuro contro natura. Al giorno d'oggi è un argomento di grande attualità, visto questi dibattiti che ci sono al Parlamento, che non dovrebbero esserci. Terzo, oppressione dei poveri, cioè quando qualcuno che povero non è sfrutta la fragilità sociale ed economica del povero per opprimerlo, è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. Ce ne siamo dimenticati, a cominciare dalle persone e dalle nazioni più ricche. Si potrebbe fare qui un lungo discorso, però tornando ad Amos, con le sue profezie parlava chiaro e colpiva. La reazione da parte del sacerdote Amasia fu quella del disprezzo. Chi non ha voglia di correggersi non dice quello che mi stai dicendo è sbagliato, disprezza la persona che gli fa la correzione. Mai l'avete sentito dire di qualcuno che magari ti fa un'osservazione, ti fa capire che in qualche cosa sta sbagliando, di sentirvi come risposta: ma tu cosa sei ante? Ma tu che può comandare supera mia non ci comanda nulla. Qualcuno bestemmiando dice neanche a Dio, qualcuno bestemmiando pure questo arriva a Dio. E nei confronti di Amos, il sacerdote, che era un servo di Dio, rispose in tono sprezzante: vattene nella tua terra. C'è il fenomeno dell'esclusione dell'estraneo. Di per sé, chi è estraneo dovrebbe essere accolto, dovrebbe essere, come dire, messo a proprio agio. Anche noi siamo estranei sulla terra
eppure Dio ha fatto il mondo come una culla dove potersi abitare. L'altro fenomeno è quello dell'umiliazione dell'origine e del lavoro. Nessuno ha il diritto, perché ha un lavoro socialmente più apprezzato, di disprezzare il lavoro umile che fa una persona. Nessuno ha il diritto di dire a un'altra persona: sei buona solo per fare la cameriera, o sei buona solo per andare a lavare i piatti, perché la cameriera onesta vale di più di un avvocato o di un giudice o di un medico disonesto. Davanti a Dio si capisce. Gli uomini usano altri metri rispetto a quello di Dio, ma noi, se siamo sulla terra e se ascoltiamo la Bibbia e il Vangelo, dovremmo correggere le persone che utilizzano linguaggi e atteggiamenti che non sono conformi alla Bibbia e al Vangelo. Se abbiamo fegato, se siamo coraggiosi, se vogliamo essere cristiani veri e non adagiarci a quello che dice la gente. Un altro difetto che ha chi non ha voglia di correggersi è la pretesa di essere salvo e di sentirsi al sicuro. Chi dice, o almeno pensa, gente come mia sopra sta terra non ce n'è. Se tu non ci vai io in paradiso, non ci vai noi. Una bestemmia, perché San Francesco, quando ricevette le stimmate alla Verna, poverino non aveva la forza di camminare e chiese passaggio a un contadino che stava passando, non evidentemente con la Golf o con la Citroën, passava con un asino. E San Francesco dice: ma lo dai un passaggio che io non ce la faccio a camminare. Quello si accorse delle piaghe che aveva e gli chiese: ma come mai? Certo, è un dono di Dio quello che hai, hai le piaghe di Gesù. Il contadino era saggio, sapeva bene quello che diceva. E San Francesco, sapete cosa ha risposto? Perché Dio ha guardato gli uomini di tutto il mondo, ha visto che la persona più indegna e più peccatrice del mondo ero io, e allora mi ha colpito con le sue stesse piaghe. Altro che come me non c'è nessuno. C'è, da parte di chi non ha voglia di essere corretto, la non voglia di essere messo in crisi. Una delle cose che maggiormente chi si sente sicuro, specialmente i ricchi, svolgono, è quello di non volere essere messi in crisi da nessuno. Si sentono talmente giusti e talmente santi che qualsiasi correzione per loro è un'offesa, e te lo fanno capire. Io conosco persone che non mi parlano e non mi guardano da anni perché mi sono permesso, in nome del Vangelo, di correggere qualcuno dei loro difetti. L'essere messi in crisi, l'essere messi in discussione è proprio invece di chi ha voglia di correggersi. Ma chi ha il cuore duro, non ci possono neanche i santi. Se voi vi leggeste i processi di Santa Giovanna d'Arco, di San Tommaso Moro e, diciamo, anche gli ultimi anni della vita di Padre Puglisi, il periodo di Brancaccio, voi potreste constatare come c'è gente per la quale qualsiasi tipo di discussione o di correzione non hanno senso, perché l'unico senso è dovuto alla propria ragione,
al proprio modo di pensare, che si considera la verità assoluta. È proprio quello che non piace al Signore, è proprio quello che si deve evitare, è proprio ciò che ciascuno di noi deve evitare nella sua vita se vogliamo che il mondo non continui ad essere padronato da ricchi e potenti, e che gli umili e i poveri non continuino a essere umiliati.